Passiamo a un'altra parte che anche qui mi è stata chiesta espressamente, cioè la parte sul diritto d'autore degli enti pubblici. Ve l'ho anticipata un po' prima. Sono due articoli della legge sul diritto d'autore, l'articolo 5 e l'articolo 11, che parlano di questo tema, cioè del diritto d'autore detenuto dall'ente pubblico. Articolo 5 dice quello che vi ho già accennato prima, cioè che non c'è diritto d'autore sugli atti, scusate, sui testi degli atti ufficiali, perché è diverso, eh? Perché è proprio il fatto che dica i testi non è da poco. Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Punto. È una norma molto breve, molto sintetica, però insomma è questo. È l'unico caso di public domain by law che abbiamo nella legge italiana. Cioè il punto A della mia slide sul pubblico dominio. L'esempio che vi facevo prima, le delibere, i testi di legge. Per noi avvocati, in realtà, per i giuristi presenti, c'è tutto il mondo sì, a parte la gazzetta ufficiale, ma anche le sentenze. Cioè io quando faccio un parere scritto ai miei clienti, per rendere solido un parere, cito tre o quattro sentenze di Cassazione che hanno dato un orientamento molto forte in quella direzione. Se io dovessi ogni volta telefonare al giudice per chiedergli, o al presidente della Cassazione o alla cancelleria della Cassazione, non starebbe in piedi. Infatti, in quel momento il giudice, anche se compare il nome del giudice sotto la sentenza, e la sentenza è un atto creativo a tutti gli effetti, perché insomma alcune sentenze sono, purtroppo molte, ma molte no, però alcune sono scritte bene, sono scritte, c'è come dire, un lavoro intellettuale non da poco, un'argomentazione intellettuale non da poco, sono 30-40 pagine di lavoro. E quindi lì c'è il nome del giudice, ma in quel caso lui è in nome del popolo italiano, no? Sta agendo come rappresentante, come funzionario del tribunale, della corte d'appello, della corte di Cassazione e via dicendo. E quindi non devo chiedere il permesso. Dall'altro lato c'è questa norma, articolo 11, che invece ci dice che però alle amministrazioni dello Stato, alle province e ai comuni spetta comunque il diritto d'autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome e a loro conto e spese. Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguono scopi di lucro, salvo diverso accordo, vabbè. Cioè, quindi questi sono quei casi in cui l'opera viene pubblicata non a nome di un autore che lavora per la provincia o per il comune, ma proprio a nome del comune della provincia. Allora, in quel caso il diritto d'autore effettivamente è direttamente dell'ente, perché sono stati loro a finanziare e realizzare l'opera. Ok? Essendo il nostro un diritto d'autore, tendenzialmente comunque il principio generale è che il diritto sia della persona fisica che fa l'opera, il quale poi lo cede a un ente. Ok? Salvo il caso che appunto quest'opera sia realizzata nell'ambito di come dire, un disegno aziendale più ampio, aziendale o dell'amministrazione, in cui non c'è la creatività del singolo funzionario, ma è più un lavoro di squadra dell'amministrazione. È un po' lontano dal vostro caso, perché in realtà voi invece come scienziati, come ricercatori, pubblicate non a nome e conto dell'università, ma a nome vostro, perché siete voi che ci mettete la faccia dal punto di vista scientifico, poi voi lavorate per l'università. Quindi non so, non ho ben capito perché mi sia stato chiesto di approfondire questo aspetto, io l'ho spiegato che in realtà Un no. esempio ce l'ho, un libro Prego. scritto qualche anno fa finanziato da Area Science Park, Ok. autori due universitari, il finanziatore era Area Science Park, io di diritto d'autore non ho visto una lira in quel caso, Beh, ma allora. nemmeno il stato conto annuale No, come ma si no, esatto, non dice. c'entra tanto il discorso dei soldi, eh. Non è tanto quello. Perché chi altri ha visto dei soldi? Adesso alzi la mano chi ha preso dei soldi per la sua pubblicazione. Tanti? Tanti, tanti, parlando di ok. 5. No, io sono abbastanza. Ok. No, perché in realtà non è che nella pubblicazione accademico-scientifica ci sia tutto sto giro dei soldi, volevo. Dipende da cosa. Sì, allora, nella manualistica sì. Ma nelle pubblicazioni su riviste, sinceramente, Ovviamente no, una no, non volta. Non solo ci sono, zero, non solo non ci zero, sono vi va neanche. bene se non dovete pagare voi. Ah, Esatto, ecco, non no, ci sono cioè, neanche le scusate, non. firme. Questa è una domanda che volevamo fare con il no. Certe volte noi pubblichiamo, per esempio, le famose riviste di fascia A, o anche quelle non di fascia A, le pubblichiamo contenti che ci prendano, magari dopo una call o cose del genere, ma noi non firmiamo la cessione dei diritti d'autore. E Quello è un l'università, male, nel senso ecco, che. perché, ecco, No, questo è quella un è una prassi un po' male. italiana, sì. Allora,
quello che ho imparato è che le riviste serie mandano il copyright transfer, come magari te ne mandano uno all'inizio dell'anno e poi lo tengono valido per un po' di... vabbè. Ammetto che anch'io quando ho fatto il dottorato ho partecipato a un po' di pubblicazioni su riviste italiane, vedo che la prassi delle riviste italiane è quella di far tutto su game, mandami un'email, scambio di... è vero che allora, qual è il discorso? Che la legge italiana, articolo 110 della legge sul diritto d'autore, dice che la cessione dei diritti deve essere approvata per iscritto, dice genericamente deve essere approvata per iscritto, non che deve esserci un contratto di cessione. Quindi loro sostanzialmente giocano sul fatto che anche uno scambio di mail di fatto è una forma scritta. È un po' deboluccia, perché uno può anche mandare un'email per, come dire, per valutare la collaborazione, poi finché non mi mandi il contratto io non ti ho detto se puoi o non puoi pubblicare la mia opera. Io sono trovato in una situazione del genere con un editore, a cui poi ho fatto causa, che aveva fatto un giochetto un po' sporco, cioè mi ha fatto lavorare per 7-8 mesi su un libro, su una monografia, promettendomi che avremmo applicato una licenza open sull'opera, e io, entusiasta di questa cosa, sono andato avanti a lavorare. Per me era una condizione irrinunciabile. Lui invece all'ultimo momento, al libro praticamente con le bozze quasi pronte, mi dice che l'ufficio legale ha pensato che non era il caso. Non so quanto ci fosse malafede, cioè quanto loro lo sapessero prima e abbiano fatto il giochetto del tenermi lì per un po' di mesi. Fatto sta che io avevo tutte le email in cui loro mi dicevano: ma sì, non si preoccupi, metteremo la licenza Creative Commons. Sì, non si preoccupi. Peccato che tutte le volte che io ho chiesto di mandarmi il contratto mi sia sempre stato risposto con delle email: ma sì, non si preoccupi, ma sì, il nostro ufficio legale oggi è in ferie, non sai, glielo mandiamo la prossima settimana, finché siamo arrivati a scadenza e mi è arrivato un contratto con una cessione esclusiva e mi sono cadute le braccia. Ho detto: ma come, sono 7 mesi che parliamo questa licenza Creative Commons, se voi mi mandate un contratto esclusiva, sta roba qui è incompatibile, no? O una o l'altra. E mi sono trovato in questa spiacevole situazione, ho fatto causa e vabbè. Niente, no, adesso stiamo divagando. Era per dire che allora ci sono casi in cui il diritto è direttamente della pubblica amministrazione, ma non è, penso, tanto il caso vostro, perché nell'ambito scientifico invece il peso dello scienziato, del professore che ci mette la faccia, non è irrilevante, ok? Perché non è che uno pubblica, non è il paper è uscito da Università di Trieste, dal professor Mario Rossi dell'Università di Trieste, ok? E insomma, soprattutto quando hai a che fare con professoroni che hanno un certo ruolo baronesco, anche dubito che riesci a toccare quel tipo di interesse e scalfirlo minimamente. Anzi, è più facile che scompaia il nome dell'Università di Trieste piuttosto che il nome del professore, ok? Quindi... niente, io ve l'ho mostrata perché mi è stato chiesto questa domanda. Sì. Ma il diritto, voglio dire, la nascita poi del diritto economico, nel senso dell'utilizzazione dipende dal contratto. Dipende da cosa avevate contrattato. Cioè, contratto non c'è. Ma anche lì, cioè, in teoria non dovrebbe non esserci. Lo so. Lo so. A volte se c'è un contratto a monte sulla riserva. No, in realtà. Si decide di fare. Allora, a volte si può, come dice lui, andare indietro a monte e vedere se c'è magari scritto qualcosa nel bando. A volte ci sono due righe nel bando in cui si dice che tutto ciò che verrà prodotto viene ceduto senza royalty, e questo magari uno non ci fa caso, è scritto nel bando. A volte ancora più a monte, è scritto nel regolamento. Io ad esempio nel mio dottorato, nel regolamento c'era scritto che tu la tesi la dovevi mettere sull'archivio di Cochrane Open Archive. Quindi lo sapevi fin dall'inizio del dottorato, se non ti piace vai a fare il dottorato da un'altra parte, cioè detto terra terra. E tendenzialmente la regola vedo che è sempre così, adesso ormai tutti i dottorati di ricerca richiedono, soprattutto se hai preso una borsa di dottorato, sei pregato di condividere almeno la tesi, cioè far vedere il frutto della tua ricerca. Se uno si scandalizza, l'unica cosa che ti concedono sono i 12 mesi di embargo, non so se qua funziona. Sì, beh, è una prassi abbastanza classica, cioè tu hai, ti concedono 12 o addirittura 24 mesi in casi eccezionali, diciamo di attesa, di vantaggio se vuoi pubblicare da qualche parte la monografia o fare un estratto, però dopo prima o poi la devi pubblicare sta tesi, perché devi anche dimostrare su cosa ti sei dottorato, c'è un discorso proprio di verifica scientifica della cosa. Quindi lì bisognerebbe andare, ripeto, anche qua è difficile rispondere alla singola domanda. Sul fatto che non ci siano i contratti è uno un po' una prassi italiana un po' facilona, per cui ma sì, ma boh, ma poi il contratto te lo facciamo firmare,
A me infatti, da avvocato, io sono uno che sta antipatico alle tesorerie delle varie, cioè anche quando vado a fare docenze di mezza giornata, di un'ora, chiedo la lettera di incarico. Mm-hmm. E tutti mi dicono, vabbè, ma non si preoccupi, ci manda la fattura e gliela paghiamo. E io dico, perché? Faccia due righe di lettera di incarico in cui io posso anche dimostrare, come dire, al commercialista, a fini miei interni, di mio archivio, perché ho fatto certi tipi di attività. E vi assicuro che ogni tanto si prendono male, perché gli aggiunge una scocciatura in più, no? Cioè, alla tesoreria tale o alla... Però lì si tratta di essere un po' più duri e dire, no, io lavoro con questo tipo di rivista o lavoro con voi a condizione che si metta per iscritto le condizioni, i termini del nostro rapporto. Molti vi dicono, ma sì, non si preoccupi, sta un po' a voi vedere se avete voglia di accettare questa cosa. Il caso che hai citato è però molto interessante, quello non c'entra nulla con la domanda precedente, ma è relativo alla tesi di dottorato, perché oggi, ad esempio, nel nostro dipartimento le tesi di dottorato si fanno per tre paper, non si fa più la monografia come una volta, ma si fanno effettivamente tre paper di ricerca collegati tra loro da un'introduzione e da una conclusione. Quindi la si scompone in tre... I tre paper potrebbero anche già essere stati pubblicati, attenzione. Nel caso di un mio studente dottorato l'anno scorso, il primo di questi tre paper era un paper già pubblicato su una rivista Elsevier. Già vuol dire prima prima del conseguimento del titolo, già pubblicato su una rivista Elsevier. Allora, queste sono cose su cui non metto bocca, nel senso che sono... No, nel senso, non è, dal punto di vista giuridico a me non scandalizzano, nel senso che il titolare dei diritti d'autore lì è lui. Quindi dal punto di vista dei diritti d'autore... Lui è libero di gestire i suoi diritti, dal punto di vista del regolamento accademico, quello lì dovete saperlo voi. Cioè, io ti posso raccontare una storia che fa ancora più ridere, e a me aveva la volta l'ha sconvolto. Quando io ho pubblicato il primo libro, era sotto una di queste licenze open, mi scrive uno studente di laurea triennale dicendo, ho visto il tuo libro, era un libro sulle licenze open source. Ho visto il tuo libro e io vorrei fare una tesi su questo argomento. Visto che è sotto licenza open, posso prendere... tre capitoli del tuo libro e usarli come tesi. Grazie. Io sono rimasto così e ho detto, ma in che senso? E nel senso che io prendo quei tre capitoli, ti cito, e gli ho detto, sì, ho capito, ma dal punto di vista giuridico a me non dà fastidio, ma ti lasciano laureare? La sua risposta fu, non ti preoccupare che il mio professore me la vedo io. Questa era stata la risposta. Vabbè, questa è imbecillità. Cioè, è la... Boh, cioè... Aveva confuso il piano, come dire, dell'assfruttamento dei diritti col piano morale. Ha detto, sì, ho capito, ma cioè, io non ho nulla in contrario, però tu nella tesi devi mettere opera derivata tratta dal libro. Cioè, se tu presenti una tesi... Capitoli derivati tratti... Ma tutto lui, secondo lui era... Tutta la tesi era prendere quella e poi lui aggiungeva delle note. Ha detto, guarda che da nessuna parte, nessun professore ti farebbe laureare su questa cosa qua. Però può essere che effettivamente glielo abbiano lasciato fare, non voglio saperlo. Ma noi abbiamo bloccato una tesi, è stata revocata. Perché era completamente copiata. Era una tesi che era già stata in parte pubblicata, e siccome breve tesi dottorale, sto parlando. Eh sì, perché la tesi... Siccome deve garantire la originalità certo. Ciò significa che tu non puoi pubblicare parti di quello che tu proporrai poi nella tua dissertazione finale o nei tre papers. Ripeto. Così, abbiamo ritirato il titolo. Vedi, è più però, come sapete meglio di me, ci una questione... Lui, ovviamente. No, ma dico, è più una questione scientifico-accademica che strettamente giuridica. Poi, oddio, se uno lo fa in malafede può esserci anche un discorso di... Però c'è anche l'aspetto giuridico, perché la tesi di dottorato poi deve essere pubblicata anche per legge. No, quello sì. Se questa tesi comprende un paper che in realtà è stato già pubblicato, ma è tuo? Da Elsevier, però, a cui hai ceduto i diritti. Sì, è un problema tra te e Elsevier, però non, l'università non è un problema, capisci? Cioè, Elsevier ti può fare causa, perché hai violato l'esclusiva. Dubito che succeda, no? Però in teoria è un problema tra l'editore e l'autore che ha firmato, non è tanto un problema di... Come metto sul ResearchGate? Sì, è il discorso che facevamo prima, nel senso che se io metto su ResearchGate qualcosa che invece è sotto un'esclusiva commerciale con una casa editrice, a me è ovvio che non mi danneggia, anzi mi faccio vedere di più. È l'editore che sa piglia male, perché dice, ma come? Mi hai firmato un'esclusiva e adesso tu lo vai a mettere sul web su una cosa che poi frequentano tutti, e quindi sta roba qua tu mi danneggi perché nessuno compra più il paper originale sul mio sito, perché tanto lo trova là, no?
E il signor Research Gate questa cosa qua la sa, nel senso che gioca su questa cosa e come la risolve? La risolve con il principio della non responsabilità del service provider, che vabbè, oggi non possiamo spiegare, però secondo cui lui scarica la responsabilità sull'utente, dice: noi mettiamo a disposizione la piattaforma ma siamo asettici rispetto a quello che viene caricato, non è responsabilità nostra. Se tu ci carichi della roba che non puoi caricare, la responsabilità è tua. E nei termini d'uso della piattaforma c'è scritto quali sono le sanzioni, fra virgolette, che applica ResearchGate nel caso di violazione. Sono sempre poca roba, nel senso al massimo vi chiude l'account, vi sospende l'account e via dicendo. Ma ciò non vi ripara dall'eventuale causa che vi può fare l'editore se si sente violato da sta cosa.